ragazzuoli belli, bentornati sul canale, sempre al vostro capo. Raga, oggi mazzettino economico, anche perché mi sono reso conto che magari molti dei ragazzi che mi seguono magari sono un pochino più bassi di livello di collezione e magari cercano qualcosa di più budget, diciamo. Oppure magari chi come me è avanti nel gioco e magari vuole divertirsi e non utilizzare sempre i soliti mazzi meta, i soliti mazzi per counterare il meta, e cercare di divertirsi quantomeno. Quindi siccome il mondo è bello perché vario, non vedo perché Marvel Snap non dovrebbe essere bello in ugual modo. Allora raga, sto mazzo vi anticipo subito che al suo interno possiamo trovare delle carte massimo di serie 3. Cosa vuol dire serie 3? Che lo potete trovare benissimo, tutte queste carte belle interessanti, raggiungendo il minimo di 486 di livello di collezione. Mi sembra una roba del genere, un più uno in meno. Come potete vedere, il livello di collezione è questo qui raga, quindi tranquilli, so 2 settimane di gioco, anche di meno per chi si scarica subito il gioco e si imbozza. Raga, fatemi sapere il vostro livello di collezione, così che da usufruire di un'esperienza maggiore a tutti voi, cioè di rendere mazzi ancora più fruibili a tutti e di divertirci ancora di più meglio. Non lo so, oggi mi sento ispirato col linguaggio. Allora, mazzettino budget, cosa c'ha di così bello, divertente questo mazzettino budget? Anzitutto, come vi ho detto prima, sono tutte carte di massimo di serie 3. Cosa vuol dire serie 3? È questo qui ragazzi, dove cazzo è? E becca, questa qui è la serie 3. Tutte le altre carte ragazzi le regala il gioco a inizio game, le serie 2 ovviamente si sbloccano obbligatoriamente per chi sale di gioco, quindi non avete scusa. Allora, come funziona il mazzo? Ragazzi, questo è un mazzo che si basa molto sul vincere 2 location, 2 su 3, perché l'importante di Marvel Snap è vincere 2 cazzo di location. Nei primi turni sarebbe cosa buona e giusta giocare l'Hardevil, che ci permette di vedere il turno 5 dell'avversario, armor che in quella location non si possono distruggere le carte, quindi già possiamo ben capire che armor va in bella combo con il grande Atman, che si distrugge non appena giochiamo una carta nella sua location, quindi si sposa che è un piacere. Poi abbiamo Cosmo, raga, ricordatevi che per chi è un po' più là col gioco lo saprà, ma chi inizia il gioco nel suo mazzo non possono mancare né armor e né Cosmo, raga, perché sono delle carte che all'inizio sono un qualcosa di illegale, frate. Poi abbiamo tutte le nostre carte che possono dar fastidio all'avversario, vedi Iceman, vedi Scorpion, vedi 2 goblin che si possono fare delle cose molto interessanti. Poi in questo mazzo troviamo anche Warpath, raga. Warpath, per questo vi dico io che è bello, che è importante vincere 2 location, perché in una di quelle scelte tutto così com'è, ovvero vacante, così che lui si possa buffare del più 5 di forza. Poi per finire il tutto, il bel profix, anche se è stato nerfato dei 2 punti forza, è sempre forte in mazzi come questo, anche perché ci abbiamo Daredevil che ci dà una mano in più. Turno 6, Orca, e anche se la giocate nelle location in cui non dà il suo effetto continuo, ovvero che non è da sola, può con il suo 11 di forza dare quel contributo in più. E in più abbiamo Destroyer, raga. Destroyer distrugge tutte le altre nostre carte in nostro possesso, quindi in una location giochiamo armor e siamo belli coperti, giochiamo Atmo, giochiamo Warpath e siamo belli contenti. Nell'altra possiamo sicuramente giocare un bel distruttore come carta singola e già siamo un bel po' avanti rispetto all'avversario. Oppure raga, lo giochiamo su Cosmo e il suo effetto non va in porto. Andiamo a provare subito il mazzo, raga, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. E ovviamente raga, se ci avete qualche problematica all'interno di Marvel Snap, come per i mazzi, come per i meta, per le carte, per le spoiler, raga, c'è il mio Instagram, scrivetemi, lo sapete, potete domandarmi quello che cazzo vi pare. Allora, l'altare della morte ci può rendere le cose molto più facili e interessanti, anche perché potremmo giocare un semplicissimo Scorpion lì, tipo così, no? Pulito. Tu giochi Saspot lì, alto Evo? Sarebbe male come una cosa. Allora io l'idea ce l'avrei, cioè io la play ce l'avrei, raga. Io la play ce l'avrei, anche perché potrei fare profix qui e siamo tutti contenti. Ma non penso che distrugge carte. Ah, è vero, risolve prima lui, quindi si distrugge la carta. Es. E non dovrebbe avere Jeff nell'alto Evo, ok? Qui siamo tutti d'accordo con questa cosa. Quindi basta fare un bel Green Goblin qui intanto. Ciclope. Cosmo. Disastro. 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 Bello. Bello così. Ma perché ci abbiamo Destroyer lì? Ma non ci facciamo nulla per essere noi qua. Ho Goblin. Ho Goblin e Destroyer. E la play. Insomma. Dice Armor. Mi sta bene questa cosa? Mi sta molto bene questa cosa. Ti è becca di questo. Lui c'ha cosa? C'ha Hulk, raga. Da poter giocare, ok? Siamo tutti d'accordo su questa cosa che lui c'ha Hulk. Allora, sarebbe cosa buona e giusta fare Destroyer, no? Così che gli distruggo il Goblin. Metti che pareggiamo.
Ma orca mi dà un punticino in più, raga, però. A quanto può montare il Soul? Che sicuramente ce l'aveva un 14 sicuro, perché mi sembra che il turno 2 l'ha skippato. C'ha quell'uno in più di coso? Di Hulk è persa. Vabbè, io ci provo comunque. Vabbè, cioè io mi sto facendo tutti i ragionamenti mentali su quanto potesse ammontare l'Hulk e tu ti presenti con Abominio, bello, GG, subito, primo win. E fatemi sapere inoltre, ragazzi, se questo tipo di mazzo un pochino più budget, un pochino più economico vi piace ed è di vostro gradimento, anche perché veramente su Marvel Snap, cioè io adoro sto gioco perché si possono fare una miriade di mazzi, anche non meta, anche non counter, non si può, ti puoi divertire, capito? Bello, Scorpion qui, subito. Tu dici grande tela, va bene, facciamo armor a sto punto. Facciamo armor, non giocherei Asmen, anche perché poi andrei a chiudermi in qualche modo sulla grande tela e non voglio. Oddio, potrei giocare anche Cosmo qui. In teoria. Fammi vedere se lo becco. Lockjaw. Ok, va bene. Lockjaw non ha coso, non ha Thanos perché ha 5 carte in mano. Sì, va bene, in mano, va bene, ho capito. Warpath intanto lo giochiamo. Che giochi? Addirittura tu giochi torre lì. Ok. Hai capito tu. Il ragazzo ne sa, dici. Il problema è che Arma non lo posso giocare in nessun'altra location. Quindi o ci lockiamo così. E magari, e dico magari, il turno 6 giochiamo un orca qui che sono 11 di forza. Che non sarebbe male come idea. Anche perché, insomma, c'è questo ragazzo che gioca. Jane Foster. Ok. E lui lì va a 12. Però c'è da dire. E fa sto ragazzo, è pazzo. C'è da dire che io non posso giocare orca. Che così facendo, sia che non si attiva il suo effetto, sia che Warpath si prende il meno 5 dell'effetto suo, se ne va. E se gioca il prefix è qua. Così per il meme. Cosicché magari siamo coperti anche da uno Shang-Chi. L'unica cosa che mi viene in mente di fare, raga, non lo so, vediamo se funziona. Vabbè, lui lì vince sulla grande tela, anche perché ha già pescato il coso. Come si chiama? Il martellino. Oddio. Dici Magneto. Dai, con Magneto. Bella sta play. Addirittura Blob. La Wasp. Diciamo che mettermi contro il mazzo meta del momento non è stata una bellissima idea al gioco. Anche perché, che cazzo gli dovrei dire a questo io? Bello Iceman. Ok, mi dai qualcosa da giocare il turno 2? Oppure devo passare? Mondo assassino, va bene. Mi piace come cosa. Vabbè, niente, passiamo. Ci abbiamo il Goblin, raga. Ci abbiamo il Goblin. E io lo farei anche su Washington. Teoricamente lo farei anche su Washington. Sì, dai, facciamo il Goblin, non facciamo Cosmo. Poi vediamo. Se bisogna Cosmo lo facciamo, non è un problema. E me giochi lì. Ah, ma perché mi stai mettendo tutti i mazzi meta, bastardo? Io intanto Cosmo lo giocherei. Dove lo gioco Cosmo? Anzi no, giocherei Atma. Giocherei Atma, prenderei Prio. Ha distrutto Ela. Un bel vantaggio questo, sai? Un bel vantaggio. Posso fare profix, eh? Posso fare profix qui. Non penso che lui mi giochi su Washington. Vediamo se riusciamo a loccarci. Ok. E me giochi? Giubili. Giubili Magneto. Oddio, il ragazzo mi snappa. Ha scartato solamente Ela. Metti che fa un Ghost Rider. Non ha senso. Ha senso, no? Ma ha senso fargli Goblin, raga? Cioè, nel senso, io potrei benissimo giocare Orca qui, no? Sono 16 punti. Però secondo me lui si aspetta che io li gioco qua, capito? Cioè, lui dice, c'ho Atuma, come faccio a giocare qui? Sono meno 8 punti, eh? Alla pro, raga, cazzo me frega. Lì? Bello! Bello è impossibile! Beccatela! Atuma! Vabbè, sconfiggere un mazzo meta, diciamo che è il top per quanto mi riguarda. Che poi, raga, a pensarci, di mazzi economici ce ne sono veramente un botto. Allora, tralasciando che questo è un Thanos e che mi ha scartato sua copia.
Ah, il Green Goblin mi ha scartato. La ghiacciaia, perfetto, non ci voleva questo. Sta briccando il mazzo. Dicevo, di mazzi economici ce ne sono una merida. Vedi per esempio Odino con la White Tiger, vedi il Devil Dinosauro, vedi un sacco di cose, reality. Ma intanto ormai la ghiacciaia me l'hai data. Londra di sinistra, a noi ci va male, sì, a noi ci va male perché a noi ci servono due location. Vabbè, ha briccato il mazzo, raga, dai, next. Quando bricco il mazzo, raga, ci sono poche cose da fare, anche perché prendi, saluti e regali un cubo, anche perché non fa male a nessuno regalare un cubo. Cioè, sti cazzi, capito? Lui gioca Saspot, potrebbe essere un altro Evo a sto punto. Che comunque adesso ho ragionato alla cosa che ci ha dato gli Squirtle e tipo Warpath è inutile. Mi fa pensare questo, mi fa pensare che questo è un altro Evo, mi fa pensare che devo giocare Daredevil per forza. E comunque, mi hai dato un malus, ma tanto malus non è. Per il semplice fatto che io prendo e ti faccio il Green Goblin. Misty, ok, un altro Evo. Va bene. E Misty è un disastro perché... Esatto, per questo. Però già facendo una roba del genere, no? Bene, molto bene questa cosa. Molto bene questa cosa. Lui lì gioca la Spider Woman. Potrei cluggarlo, raga. Potrei cluggarlo. Sì. Però io come li faccio? Come li faccio due punti lì? Oddio, come li faccio? Allora, l'importante è che Misty non gli dia il più uno a qualcuno. L'importante è questo. Oddio, no, posso mettere lo Squirtle qui maledetto. Eh sì. Però l'estrella è un disastro. Aspetta un attimo, l'estrella è un disastro. Fai Cosmo qui, fai Daredevil, fai lo Squirtle e sono già 5 punti e qui vinci anche se la Misty da un più uno qui. Qui gli fai Orca, da bracci. Dice Abominio. E dice Enchantress, perfetto, raga, vinta, non so come, non so perché, ma l'abbiamo portata a casa. Allora, Marvel Snap, raga, c'è poco da fare. Facciamoci l'ultima e chiudiamo in bellezza, anche se la perdiamo non c'è problema, raga, non c'è assolutissimamente nessun problema. Washington, ci può interessare la cosa a noi? Praticamente no. Vorrei fare Iceman, ma dove lo faccio? Vabbè, lo faccio su Washington, dai. Poi vediamo. Intanto vediamo fastidio. Turno 2 abbiamo un bel po' di scelte da poter fare. Kiln, insomma. Mi viene da pensare di fare armor in tutto ciò. Anche se ci abbiamo un bel po' di cose da giocare. Cioè, nel senso, se mi esce Warpath o Atom è bello che è pronto quello kiln. Oddio, farei Scorpion intanto. Farei Scorpion, esatto. Poi Titano, bello. Farei Daredevil, raga. Farei Daredevil qui. Mi devi dare qualcosa, frate. Io devo giocare qualcosa su kiln. Ah. Beh, do gioco Warpath per essere. Però sicuramente non mi giocherà qualcosa su kiln. Io vado a 12, non faccio nulla. Faccio assolutissimamente nulla. Possiamo giocare il turno 5 o Goblin? Sarebbe male come idea. Oddio, andiamo a 12. Pareggiamo tutto. Pareggiamo tutto. Adesso vediamo che gioca lui intanto. Vediamo dove gioca lui intanto. Poi ci abbiamo Goblin da fare sicuramente. Ci abbiamo anche Orca da fare. Che gioca lui lì? Visione. Cazzo, Visione è un disastro perché può vincere. Allora, intanto qui gli gioco Goblin. Possiamo farla così. Possiamo ragionarla così. Poi magari qui giochiamo Orca. E lui dove gioca alla fin fine. È bello che... 8. Tanto qui ho Goblin, lo giocherei, anche perché Visione è a 7 grazie a Scorpion. Lui deve per forza spostarlo, no? Deve per forza spostarlo. E gli faccio Orca. Non basta, secondo me, eh? Non basta, ma mai nella vita basta sta cosa. Però alla fine... A 6, abbiamo vinto. Bella, chiusa in bellezza. Raga, avete visto che sto mazzo può tenere testa anche a un mazzo meta. Ovviamente Blob no. Però alla fin fine ve l'ho detto, raga, sto mazzo è uno per chi
poche carte, 2 per chi si vuole divertire, 3 per non giocare sempre i soliti cazzo di mazzi. Fatemi sapere quindi se proverete il mazzettino, raga, io mi sono divertito un botto, quindi direi approvatissimo questo deck al momento.